E papparapappa, parapapappa parapappa parapappa. Benvenuti, carissimi amici di Dietrologia Videoludica sul nostro canale, ma anche a Reti Unificate sul canale di Pixeldeb. Ciao Debora. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui, col grande Simone Pizzi, grandissimo. Proprio l'uomo della radio l'uomo della radio e questa sera non siamo in radio però ragazzi come tutti i percorsi come tutte le stagioni anche questa stagione lunghissima e faticosissima giunge al termine ma la facciamo finire nel migliore dei modi Deborah che dici cerchiamo insomma di, di fare qualcosa anche di utile Beh direi di sì perché oggi abbiamo uno sviluppatore italiano e quindi noi sul mio canale io cerco sempre di aiutare i videogiochi italiani, gli sviluppatori italiani. E quindi sono molto contenta che sarà una giornata dedicata appunto a un giovane sviluppatore italiano e al videogioco italiano. Quindi, quindi sono molto contenta di questa cosa. Quindi è qui con noi Paolo Bortolotto. Ciao! Ciao a tutti, buonasera. Benvenuto nei nostri canali. In questo caso sei in una serie di posso dire? Di di labirinto di eh, crossover incredibili perché c'è una radio che si chiama Runtime di Mezzo, c'è un podcast che si chiama Ludico Forum, cioè ci sono due canali, ossia Dietrologia Videoludica e Pixel Dev, quindi ovviamente il canale di Deborah, Cercando insomma di capire di raccontare un po' questa storia tua, personale e ovviamente legata ovviamente al progetto che tu hai eh, che stai sviluppando in questo momento. Progetto tra l'altro che eh, nominiamo, perché giustamente faccio che fanno nomini, che si chiama Case Destiny, giusto? Yeah. Esattamente. Lo trovate già in accesso anticipato su Steam, quindi andate tranquillamente, se volete, avete la comodità del QR code, qui. QR codate e andate direttamente su, sulla pagina di Steam e acquistatelo, o perlomeno insomma, prima ascoltate quello che abbiamo da raccontarvi e poi lo, lo acquistate, naturalmente. E... Dicevi? Ehm, sì, noi tra l'altro ehm, ci sarà, magari impariamo con più calma dopo, ci sarà anche a giorni la demo disponibile per cui eh, anche se volete valutare e così via potete o ascoltare adesso appunto oppure <ride> potete anche giocare con le, con le vostre mani questa ok Paolo, parte. io inizierei da te nel senso mm -hmm. che comunque quando ospiti un, un personaggio una persona, indipendentemente da qual è il motivo per cui ovviamente questa persona è con noi eh, ci farà piacere magari conoscerti, cioè cercare di capire un po' chi sei e, e anche poi dopo piano piano come sei arrivato a questa idea insomma. Certo, sì, eh, sarà un percorso lungo perché sono tante piccole tappe. Allora, eh, Bene, tutto parte eh, più o meno ah, dal... Vediamo. Scusa, ti interrompo subito, certo. Intanto, mm -hmm. salutiamo Vincent Valentine. Ah, sì, Buonasera, eh, lo conosco, eh, ciao Vincent. Eh, ovviamente grazie a lui poi insomma abbiamo queste connessioni, no? perché le connessioni certo, si creano... Ma... Vengono importantissime, super stimolanti tra l'altro. Parlavamo allora, e, no anzi, altro che 2003, partiamo ancora un pochino indietro, e, e, si parla di quando avevo, non so, otto anni più o meno e i miei genitori stavano, sì, non parlo da, da me devo ma con, con calma, e allora i miei genitori vedevano che tra tutti i regali che mi avevano regalato è quello per il quale mi attaccavo tipo più tempo, era una specie di, di pianoforte molto, molto semplificato, per cui ho detto, boh, magari eh, proviamo, ma l'abbiamo mandata a fare calcio, non gli è piaciuto fare basket, ma andiamo a suonare il pianoforte, vediamo se prende lezioni, e la cosa è, ha iniziato a piacermi tantissimo, e quindi il pianoforte già si stava <ride> creando nella mia testa. Andiamo avanti, ehm, si parla invece del 2007, eh, stavolta, no, 2007-2003, come dicevo, eh, scoprì, eh, cioè, ero già molto appassionato di videogiochi, da quando avevo letteralmente due anni sapevo accendere il computer e entrare nei miei giochi e, e così via. E Volevo a un certo punto eh, iniziare a, cioè più che giocare, anche provare a capire come funzionavano, perché erano così interessanti, ma chissà come si potevano costruire. Scoprì ehm, RPG Maker, che appunto eh, in particolare è la versione 2000. Si tratta, ma magari voi la conoscete, di una... Eh, di un programma che permette appunto di creare in genere er giochi di ruolo alla giapponese, stile Final Fantasy, Earthbound, tutta questa serie qui di. JRPG, insomma. Eh, esatto, esatto, quelli visti dall'alto in 2D. Per cui niente, inizio ai tempi tra l'altro, non, non c'era, cioè c'era internet era ancora in Italia uno dei primi anni in cui stava diffondendosi, anche se in realtà eh, ce ne avevano in pochi. Per cui senza internet con solo sto CD qua. E ho iniziato da solo a imparare a creare giochi, cioè tra l'altro usavo RPG Maker per creare di tutto, cioè non solo JRPG, ma già di, di tutto assolutamente, perché appunto era semplificato, aiutava abbastanza semplicemente eh, a fare cose. Tre anni e mezzo dopo avevo creato circa una sessantina di progetti, tra quelli grandi, quelli piccoli e così via. Vabbè, molto discutibile, ovviamente avevo, avevo 15 anni, per cui potete immaginare, ma niente. Eh... Per finire appunto nel 2007 iniziai, volevo creare un, finalmente un JRPG degno di nota dopo aver giocato i vecchi Final Fantasy e, e essendomi veramente appassionato e volevo fare qualcosa di, di molto simile, però eh, era veramente troppo grosso, avevo puntato troppo in alto, mi mancavano delle basi diciamo di programmazione per cui alla fine purtroppo l'ho accantonato, ho deciso di continuare gli studi cioè, al liceo e di pianoforte. E, nel, sempre nel 2007 in pratica apro il canale... YouTube, e, per capire eh, su internet vengono, eh, vengo chiamato come Cade Pianist, e come mai questo nome e, e come mai Case Destiny anche, cioè questo collegamento. In poche parole, ehm, il, ehm, appena creato il canale ho visto tutti questi streamer, quest questa gente che aveva sempre questi nickname, ho detto potrei temporaneamente usare il nome del protagonista del mio gioco che appena creato, quando mi verrà finalmente in mente un nome migliore lo cambierò cioè adesso praticamente ho cappelli, magliette con logo <ride> per cui quel nome è rimasto 16 anni dopo e niente e, per cui intraprendo la carriera cioè la carriera all'università di informatica e, però avevo sempre questo pianoforte in testa questi video che volevo continuare a caricare sul canale e niente, alla fine dopo 15 anni <ride> cioè praticamente 8 mesi fa mi ricordai appunto di questo progetto che avevo lasciato bloccato e siccome diciamo per situazione lavorativa avevo diversi mesi tra virgolette liberi ho deciso quindi di arrivare in fondo perché finalmente le basi le avevo costruite cioè nel senso le basi di informatica e quindi eccoci qua questa è la storia allora facciamo un piccolo passo indietro perché tu hai detto giustamente quando eri ragazzino ti hanno praticamente regalato questa specie di pianoforte, cioè nel senso che dice, Ah magari, sì. Forse una pianola un buon tempo, non so, adesso cosa potesse essere. Però... No, non ancora, sì, semplicissimo, sì. Sì, una, sì. Poi da lì tu comunque hai sviluppato questa cosa e che, che importanza ci ha avuto ovviamente l'aspetto eh, Paolo, musicista, nell'ambito ovviamente della, della costruzione, anche creativa, poi, de, del fatto che prima o poi comunque se, ti saresti messo poi a, a sviluppare un videogioco. Ehm, allora, cioè allora, di sicuro è stato fondamentale per diversi aspetti. Ehm, diciamo, il fatto di ehm, essere molto appassionato di musica, specialmente di musica di videogiochi per citare, ad esempio, una persona a caso: Uematsu che è proprio il, il, il sull'Olimpo del caso, così, insomma. Esatto, uno così nel senso, giusto per dire. Ehm, questa cosa qui eh, è stato molto importante. e Inoltre, diciamo, in genere quando si creano videogiochi indipendenti e tutto il resto è abbastanza raro, cioè non per tirarmelo ovviamente, ma è abbastanza raro che uno sviluppatore abbia anche competenze di musica in genere viene chiamato un compositore esterno, ok? perché appunto uno si occupa di meccaniche e di così via, magari uno di narrativa e uno di musica, mentre quello che ho cercato di fare è di creare un progetto il più possibile originale appunto e con, con la musica che, che ho creato io, ok? Che ho suonato proprio oltre che composto, anche suonato questa è la... Beh, che poi tra l'altro infatti, che poi questa cosa un po' mi ricorda, cioè se prendo RPG Maker e prendo musica di un artista, quindi cioè, ovviamente de dell'autore, mi viene subito in mente Tutemun, no? Cioè che comunque è stato, ah, sì, è, vero. è stato un progettone bello, molto emotional, dove ovviamente l'autore è anche l'autore delle musiche, no? Quindi sì. immagino che comunque c'è una focalità su questo, poi Deborah che magari l'ha avuto modo di apprezzare. Deborah, magari cioè, nel senso, possiamo commentare no? magari se queste musiche hanno comunque un'importanza un all'interno della... Beh, direi di sì, io vabbè, prima di tutto volevo un attimo ringraziare e salutare insomma tutti quelli che si stanno unendo alla, alla serata e a Nordic Boys volevo ringraziarlo per i complimenti, gentilissimo, insomma quel cuoricino prima era per te <ride> e vabbè, detto questo, uh, sì, io sto giocando al gioco, e mi sta piacendo e le musiche, come insomma ho detto anche ieri sera uh, nella mia top ten, le musiche sono sempre una parte per me fondamentale sia nei film nei videogiochi fanno veramente la differenza infatti quando capita a volte che magari qualche gioco non ha le musiche o in determinati momenti non ci sono musiche Hace uh, una sorta di pecca allora, quando c'è un motivo valido per cui non ci sia la musica, sono d'accordo assolutamente. Ci sta anche il momento del silenzio. Però la musica è fondamentale nell'accompagnamento sia della visione di un film, ma anche del gioco. No? Ad esempio, a me piace tantissimo la musica di quando il personaggio si muove nella mappa e la sto cantando questi giorni. Mi banna proprio a me come essere umano YouTube. come e c'è da dire che è molto delicata, io adoro la musica del pianoforte. Il pianoforte penso sia il mio strumento preferito in assoluto, ma non lo so suonare assolutamente perché no, io ci ho provato, c ho la pianola, ci ho provato con una mano va bene, con la mano destra. Vado molto a orecchio, tantissimo, ma se devo mettere la sinistra è un casino. Cioè, la mano sinistra mia è proprio inutile. E quindi complimenti che sai suonare ah. così bene il pianoforte perché sì. io suono che a destra con entrambe non ci riesco. Guarda Paolo, <ride> la prossima volta faremo un JRPG e te insieme, che si intitolerà La mano inutile, che bellissimo. La mano inutile, che è la mia mano sinistra, praticamente. C'è cioè, tipo il film Il mio piede sinistro, io ho la mia mano sinistra, che è veramente inutile. La. E quindi le musiche sono veramente belle e sono giuste. Quindi, c'è la musica mm. ad esempio, quella portuale: qui mm. ci sono le città portuali, con tanto di gabbiani che si sentono nel sottofondo. Quindi, sono. Piccoli dettagli anche il gabbiano, insomma, che a me piacciono tantissimo. Quindi, complimenti, chapeau per le musiche perché sono veramente belle. Bravo, okay. insomma. Fai Grazie. tutto te, quindi sei <ride> bravissimo. Complimenti. Io, infatti, <ride> è, in uno dei okay. due trailer c'è proprio lui, cioè sei tu, no? Quello che suona. Mm -hmm. che suona mm. Sì, sì, sì. sì cioè, Quindi, ovviamente, poi giustamente dare poi focalità anche a questo aspetto. Che è una parte integrante del, del lavoro dell'autore, secondo me è importante. Senti, un'altra domanda che ti faccio è: diciamo, eh, è un gioco narrativo, immagino, no? come, come tanti giochi JRPG e mm così -hmm. dicendo. Ma la storia, eh, come è nata? Aspetta, che non so perché il sì. software di regia mi sta facendo sbroccare, però sì. comunque, dicevo, la storia, come è nata, è nata? Diciamo come bozza iniziale oppure si è sviluppata durante eh, mentre che comunque smanettavi con JRPG Maker? Con RPG Maker, ovviamente, cercando magari di eh, evolvere anche nell'uso del tool. Mm -hmm. Sì, allora faccio un leggero passo indietro. Allora, è un gioco narrativo, sì, ma il, il, tra i punti principali, diciamo, è l'esplorazione e l'immersione. Ok, per cui la narrativa è un elemento di sicuro importante, ma collegato appunto con il fatto di decidere che cosa fare, se andare seguire appunto la strada principale oppure esplorare il mondo, scoprire side quest perché appunto in genere eh, cioè, ho collegato il mondo antico nel senso dei, degli RPG classici abbastanza narrativi con il fatto di avere tante missioni secondarie ok? Appa eh, sì allora eh, la storia come è nata? E, allora siccome eh, avevo impostato praticamente tutte le basi, creato una specie di struttura di come sare si sarebbe voluta la, la situazione eh, nel 2007 e eh, sono partito da queste basi e ehm, avevo però semplicemente un, appunto una bozza, quindi avevo scritto eh, adesso partiamo qua, poi andrò nella, nella parte innevata, poi da questa parte, da quest'altra e basta. Quindi eh, circa otto mesi fa ho ripreso in mano questa struttura e ho piano piano cercato di capire che cosa inserire in questi, come si dice, in, que in questi posti, in queste zone dove eh, sarebbero eh, passati e così via i protagonisti. E, mh, sì, alcune cose le ho potute dettare diciamo già da subito. Per altre, invece, avevo una bozza, che poi, eh, anche, semplicemente, creando le, le mappe, eh, facendomi ispirare un pochino da che elementi potevo inserire, mi sono venute in mente altre idee che ho usato, e poi ehm, deciso appunto, che, che... ok anche degli elementi grafici e ho dato un senso a, a questi ok, eh, okay. Sì, non, non si sentiva benissimo e non si. Ma... non si vede bene neanche la, il video del gioco ah sì, ok, Sono... okay. Sì, un po' di poca connessione no. sì sì eh. No? quindi potrebbe essere anche un mio problema ragazzi però comunque cerchiamo mm -hmm. di andare avanti e far finta di niente dopo sì. okay. la registrazione e i podcast poi ovviamente li miglioreremo da questo punto di vista quindi okay. ricapitolando comunque indipendentemente da tutto tu eh, hai iniziato prima a, diciamo eh, c'è debole intanto qua. <ride> tu hai iniziato praticamente prima utilizzando lo strumento cioè giocarellando magari con, con RPG Maker e poi dopo com 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 cominciando a costruire una struttura oppure ce l'avevi veramente già la storia in, o comunque diciamo l'idea di quello che tu volevi fare perché io questo ancora non ho ben capito ok ehm, ave avevo semplicemente una struttura dell'idea cioè de okay. della storia da fare poi piano piano eh, creando le mappe o capendo che elementi potevo inserire nelle mappe o piano piano ho dato un, un dettaglio ulteriore alla storia ok quindi, anche ad esempio, alcune side quest, vedendo semplicemente degli oggetti che potevo inserire, ho detto: No, questo oggetto assolutamente devo <ride> mettere. Mi è venuto in mente un, un minigioco da inserire, quindi l'ho inserito. Okay? ok. Quindi un, un punto interessante: cioè, eh, ho imparato tanti, tantissime cose di game design praticamente in questi mesi. E ho scoperto quanto fosse, tra l'altro, enorme nel senso, appunto, creare un gioco da, da zero, specialmente un GRPG, secondo una guida di game design è sconsigliatissimo perché sono veramente complicati. Però vabbè, ho tenuto durissimo e, e, e niente, adesso è fatta <ride> questa cosa qua. Ok, poi Deborah, se c'è qualcuno che scrive qualcosa di interessante in chat, magari dammi una mano da questo punto di vista. Oh, che... Ma ha fatto ridere Francesco quando ha scritto Povero Gabbiano ha perduto la compagnia. Ok. <ride> okay. <ride> okay. <ride> Ehm... Sì, sì, no, no, ero interessato a questa cosa perché in sì. realtà, mh, allora, vabbè, oggi, cioè tu hai iniziato molto tempo fa, no? Questa è una cosa importante secondo me di questo progetto qua, cioè tu quando hai iniziato, eh, forse oggi, questa è la domanda magari che ti volevo fare alla fine, ma te la faccio adesso perché certo, proprio, sì. secondo me è contestuale, secondo me tu oggi se do ti dovessi rimbarcare in un progetto del genere probabilmente struttureresti la cosa in maniera diversa, no? Perché... Sì, assolutamente. Esatto, no perché diciamo il punto è stato, <ride> ho dovuto riprendere in mano delle idee che avevo fatto quando ero adolescente per capire, sì. e alcune mi sono messe le mani, nei cioè nei, nei capelli norma e non posso più mettermele, però è eh, questa storia qua. <ride> Quindi alcune cose le ho proprio modificate e addirittura avevo creato, eh, in totale ci sono, mini spoilerino, ci sono sei continenti nel gioco, ne avevo creati circa due e mezzo e diversi punti, specialmente diversi testi che avevo scritto, l'ho dovuto rifare da zero. E specialmente le musiche in genere, come, come funzionano le musiche? Eh, tantissimi progetti, diciamo, non su Steam, ma creati da eh, persone varie, sviluppatori indipendenti o meno. E con RPG Maker hanno praticamente musiche, o quelle standard di RPG Maker, oppure addirittura cioè delle musiche con copyright che è Steam, <ride> cioè ti, ti distrugge il progetto se, glie, se gliele metti. Ovvio. E, e quindi ho dovuto cambiare praticamente tantissimo delle basi che avevo già appunto inserito. Tempo fa <ride> questa cosa che poi tra l'altro quando tu hai iniziato parliamo della scusa non me lo ricordo cioè quando hai iniziato il progetto ah, al progetto e eh, sì, 2007 nel 2007, 2007. <ride> io non ricordo bene allora, RPG maker c'era sicuro come tool di, di mm. creazione di videogiochi perché poi sì. con i tool come RPG maker tu puoi eh, basarti su quello che l'engine ti dà o puoi anche sviluppare coding e via dicendo no? Sì. Eh, però non mi ricordo se già esistevano anche altri tool tipo Game Maker o, o Adventure Game Studio, questi qua, insomma, no? che poi alla fine comunque eh, ti permettevano di costruire giochi e sui quali tanti ragazzi, magari italiani o comunque con poche risorse, hanno basato, diciamo tra virgolette, la loro fortuna, un po' come hai fatto tu scegliendo comunque un tool. Quindi la scelta del tool è stata obbligata o proprio è stata una scelta? Tu volevi proprio fare un JRPG? Ehm, allora, diciamo, eh, siccome avevo imparato RPG Maker e così via, ehm, no, semplicemente diciamo, il fatto di aver deciso di, di completarlo era semplicemente per aver eh, studiato e, e conosciuto, cioè saper usare bene RPG Maker e aver lasciato un progetto aperto, che i miei progetti aperti in genere... Eh, cioè, mi dispiace che non siano completi. Sono tipo un po' l'opposto di tante persone che magari iniziano tante cose e le lasciano lì. Invece, io voglio completarli siccome ho fatto lo sforzo per, per iniziarlo. Ok? E, però sì, eh, avrei potuto rifarlo da zero in Unity, in Real Engine, eccetera. Però avrei dovuto studiarli da zero e non sono per tanti versi dei motori, diciamo, che hanno cioè, ma magari hanno già delle basi per creare GRPG. Eh, però, ripeto, avrei dovuto imparare da zero ci avrei messo molto più tempo di quanto certo. eh, questa cosa qua. Okay. E Beh, poi per... sì, sì. No, eh, con un'altra piccola cosina, in pratica, eh, il motore che ho usato è RPG Maker XP, okay? mentre adesso ne esistono tanti diversi, stavo valutando di fare l'upgrade a come si dice, ai, eh, ai programmi più moderni. E, um, avrebbe avuto senso il fatto che però prima cosa hanno cambiato un pochino la grafica cioè RPG Maker XP è l'ultimo che ricorda lo stile SNES ok quindi questa pixel art mentre appunto quelli nuovi sono un po' diversi sono fatti con linguaggi diciamo web quindi JavaScript e così via e, um, e avrei dovuto rifarlo da zero per capire perché ho detto siccome l'ho iniziato con RPG Maker yeah. XP avevo fatto anche le grafiche e continuiamo in questa direzione completiamo, e, eh, però questa scelta per alcune cose è stata un disastro perché appunto ehm, il codice è fatto con un linguaggio di programmazione vecchissimo ho cercato dei forum, cioè, tipo del 2006 c'erano dei messaggi che mi hanno aiutato e poi meno male c'è anche chat GPT che mi ha aiutato per del coding altrimenti, di cioè, questi tempi a chi chiedi questi, questi linguaggi Beh, di sì, programmazione era, era proprio la domanda che ti stavo per ah, fare eccolo qua. Eh, sì, che tra, lo, si chiama Ruby il il codice e, e basta esatto. sì, il, il problema è che ehm, RPG macrix xp eh, dà molte meno possibilità per, per ad esempio per portarlo su cellulari o su mh, anche su altre console spero di no nel senso finora su pc mac e linux ce la si fa farlo girare sarebbe stato bello farlo anche andare su cellulari ma Temo che sia molto difficile. Vabbè, vediamo un attimo. Ah, ma è cioè, perché poi tu, comunque, allora questo gioco lo rivediamo, l'iniziato non. Sì. Un... Tanto tempo fa poi l'ha interrotto per studio, esatto. dicendo, poi qualche mese fa, diciamo così, a un certo punto, preso dal fatto che ti era rimasta questa sì. lampadina accesa, scintire, io voglio completare questo lavoro che ho lasciato incompleto. Chiaramente sì. ti sei basato su un software che oramai non è più supportato praticamente, e quindi esatto, ti sei dovuto sì. abbastanza barcamenare per cercare le informazioni. Sì. Scegliendo di completare questo gioco in un software che sai che ti porrà delle limitazioni, perché un giorno in cui magari il gioco dovesse raggiungere anche un certo successo e sarà necessario magari fare dei porting su mobile come dici tu genere, dovrai fare un, comunque un lavoro di, di, tras, di trascodifica su, su un altro software eh sì su questo magari ci pensiamo quando verrà quel momento però ehm, sì vediamo un secondo eh, vabbè comunque tu hai scelto di, di, di farlo uscire come accesso anticipato esatto allora accesso anticipato in realtà Accesso anticipato molto leggero perché la storia principale è già completa sia in italiano che in inglese e accesso anticipato per due motivi. Primo perché magari qualche buggino potrebbe esserci ancora, cioè c'erano dei tester che mi hanno aiutato a, appunto a testare tanti aspetti, ma siccome in GRPG con approccio aperto poi ci arriviamo è molto complicato eh, magari può capitare ancora qualche problemino. Comunque queste cose, questo è un, un punto. L'altro punto è che... E ci sarà anche il post-game, per cui battuto il boss finale si può ancora girare nel mondo, appariranno nuove quest secondarie e la particolarità è che chi completa tutto il 100% avrà un regalo che si può scaricare, cioè che va oltre il gioco stesso, quindi dei contenuti bonus che non vi spoilerò, solo chi lo completerà e scoprirà che cosa, di cosa si tratta. Ok, che poi tu hai fatto tutto, fondamentalmente, cioè dalla progettazione dei livelli a comunque la struttura del gioco, la grafica pure, oltre alla musica ovviamente. Ma quello, insomma, ovviamente. sì, la grafica era, era il mio punto eh, debole in un certo senso perché lato disegno lo sono pessimo io. e In realtà, ho fatto due cose. Allora, il primo è che fortunatamente RPG Maker XP ha tantissime risorse che si possono trovare online di artisti che. Eh, Permettono di dare gratuitamente anche su progetti come quelli su Steam le loro grafiche, basta citarli nelle, nei titoli di coda. Per cui, un grandissimo ringraziamento a questi artisti, che alcune grafiche sono veramente bellissime. E l'altro fatto è, che ne so, invece se c'erano da modificare alcuni elementi, è, come si chiama? Il fotoritocco più o meno sapevo farlo, per cui almeno questo l'ho eh, fatto. Ok. Quindi questa cosa qua, quindi la parte artistica l'hanno gestita altri artisti, mentre l'unire tutte le grafiche l'ho fatto io, che era più fattibile. Allora, prima di passare a Debora, che sentiamo un attimo un po' l'esperienza che ha fatto fino adesso, no? perché poi giustamente anche ecco: una cosa che vi dico, ragazzi, se comunque doveste scegliere, cosa che vi auspichiamo che voi facciate, di acquistare il gioco ora, quindi accettando il fatto acce del contesto in accesso anticipato. Probabilmente, no, come giustamente dice anche Paolo, può succedere no, che si va incontro a dei problemi, dei bug, delle, delle situazioni un po' più complicate. Mi raccomando, comunque segnalatelo sempre, perché è comunque grazie al supporto di tutti che chiaramente l'opera poi può venire completata nelle migliori condizioni possibili. Ecco, diciamo che prima di passare a Deborah, insomma, volevo sapere da te quali sono veramente le difficoltà, quelle talmente importanti che hai incontrato che... Quasi ti hanno fatto desistere dal, dal terminare il progetto, da, 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 anzi, dal cancellare il progetto più che altro. Eh, non ho capito, a, a me hai chiesto? Sì. Ah, ho sentito che, ok. okay. Um, allora, sì, un secondo, delle cose che mi hanno fatto cancellare il progetto? No, allora, so. ti, ti, okay. ripeto, la domanda, ti sì, ripeto la domanda. Sì, certo, sì, non stavo certo. Mm? Ok la domanda che ti ho fatto è qual è stata la difficoltà più okay. grossa che tu hai incontrato che quasi quasi ti ha portato a, a chiudere cioè mm. no non ce la faccio non posso okay. andare non so cioè in genere sono una persona mega motivata quando voglio completare una cosa la, la finisco <ride> per cui ehm, sì eh, al, principalmente erano delle cose sempre lato motore e mi, mi ero lasciato dei dubbi che avrei chiarito solo quando perché eh, c'erano tantissime cose da gestire contemporaneamente e le più, come si dice, ad esempio il fatto di caricarlo su Steam o altre cose le avrei riservate quando, ehm, quando avevo, avrei superato alcuni passi, ok? E, um, alcune appunto di limitazione, nel senso che il, il motore grafico ehm, di RPG Maker XP fa quello che può per alcune cose e alcuni, ad esempio qualche minigioco ho dovuto limitarlo perché... Ehm, era troppo cioè andava veramente a scattissimo tutto per cui questa cosa ah, però è chiesto troppo alla, alla... esatto era troppo ambizioso per cui delle cose però no è um... più o meno questo sì non posso andare troppo in dettaglio che siamo <ride> vicino allo spoiler ma okay. questa cosa qua beh Deborah Parliamo un attimo un po' della tua esperienza, nel senso, se tu oggi, ovviamente sempre contenendo insomma il non spoiler, se tu <ride> sì, sì. oggi dovessi parlare del gioco, secondo l'esperienza che hai fatto nel, fino al punto in cui sei arrivata chiaramente, ecco come lo racconteresti? Allora, prima di tutto, abbiamo voluto salutare anche Magnet Artec che ci ha raggiunto e ha eh, detto una beppe. cosa che potrebbe essere interessante: dice, se non sbaglio, Steam dovrebbe avere un tool di bug report automatico integrabile nel gioco. Quindi ok. Io. Gli leggo questa cosa per me okay. cioè, non ci capisco niente ah. però diciamo oh, che okay. ci dovrebbe <ride> aver <Okay. ride> questo bug report eh, ne oh, dice, così lo dice poi insomma. io lo, lo leggo e lo dico riferisco insomma comunque a parte questo eh, allora il gioco lo sto trovando veramente molto gradevole io adoro i jrpg da sempre e, e ieri nella mia top 10 ho messo due uh, jrpg uno che è Final Fantasy X, quindi famosissimo. E l'altro è invece Luffy 2 Rise of the Sinistral per lo SNES. E infatti, quando ho visto nella presentazione del gioco di... Di cui stiamo parlando praticamente quando ho visto la mappa dall'alto, ho visto eh, c'è una barca, c'è una, una certa poi si vola anche. Mi sembra mm. mi ha ricordato tantissimo i bellissimi JRPG de, dello SNES. Eh, mi ha ricordavo tanto Lufia, mi ha ricordato anche un po' Crono, eh, Crono mm. Trigger. Intendo quindi mi ha già dato un'ottima un impressione vedendo il trailer perché mi ha ricordato insomma i bellissimi JRPG che sono usciti per SNES. E Obiettivamente si, si vede insomma che c'è amore verso quel periodo storico e, e quindi la, è, un, è veramente un classico JRPG per SNES praticamente. Con la particolarità che ci sono uh, tante quest secondarie, come diceva anche Paolo. E, e e la cosa divertente è che mh, queste quest, lo, spero di poterlo dire, insomma. Mm. Uh, possono essere danneggiate nel senso le puoi fallire, quindi se le fallisci, uh, poi ti attacchi, cioè non le puoi più fare praticamente. Io ne ho fallita una al mercato, rosicato da morire. Ok, <ride> e Hai salvato. Oh. Avevo salvato, però okay. ho detto vabbè. Però voglio essere onesta: nel senso l'ho fallita basta. Non ho voluto barare. Cioè, quella lì l'ho fallita, ho rosicato, ma sono tenuta così, Vabbè, non okay. è banata. Cioè, Beh, nel senso, io potevo cittadini. rifare il reloading no? per evitare di fallirla. Però voglio fare un gameplay onesto, quindi, io mm. quella lì l'ho fallita miseramente, ho rosicato e vado avanti così. Insomma, <ride> quindi anche questa cosa è divertente: che si possono fallire le missioni. Mm -hmm. Quindi bisogna fare attenzione: ad esempio, questa qui era a tempo questa del mercato e non so, non, non, sono, non ci sono riuscita e, e poi ci sono tanti piccoli minigiochi mentre ad esempio che ne so esplori una caverna per arrivare a determinata uh, quest uh, per arrivare a trovare un personaggio per arrivare a trovare un oggetto per arrivare a un boss e quindi ci sono questi minigiochi che uh, spezzano un po' la, la classica avventura del esploro il dungeon, ci sono i mostri all'infinito ogni tre secondi arrivo al boss e fine, invece qui a me è intervallato da magari il minigioco quindi questa cosa lo fa diventare meno mh, monotono perché c'è questo intervallo insomma tra un, uh, un boss e l'altro scusate, scusate un, uh, un combattimento e l'altro c'è questa particolarità questa è una cosa che ho apprezzato perché è una cosa che non accade spesso insomma nei jrpg tendenzialmente quando sei in un dungeon è quello cioè nel senso ci sta sì, Il combattimento, io. eccetera, eccetera. Poi okay. a volte ci sono delle leve da spostare al massimo. Che ne so, magari per togliere l'acqua devi tirare le leve per poter passare e arrivare alla scaletta. E invece questi sono un po' più particolari. Quindi, questa cosa mi è piaciuta perché fa diventare differente un classico JRPG, quindi l'ho apprezzata e poi ci sono anche dei riferimenti a determinate cose un po' nerd che mi hanno fatto sorridere, soprattutto una mi ha fatto veramente molto sorridere, non la voglio dire per, per non spoilerare, però diciamo si fa comunque agli anni 90, alla mia infanzia, e, certo. e quindi mi ha fatto molto sorridere quella... Quel personaggio, cioè un personaggio? Ma sì, e per se c'è una criticità nei JRPG, è proprio questa, no? cioè il fatto che non esiste varietà tante volte, no? nel senso che sono comunque mm. molto eh, monolitici no? nel loro modo di essere, e spesso c'è pure questa cosa del grinding che diventa un po' una questione. Insomma, Paolo, come rispondi alle osservazioni, mm. di... Sì eh, esatto. Allora, i miei punti, come dicevo, non è solo un gioco narrativo, ho cercato di dare un'esperienza più varia possibile. Praticamente sono tre. Elementi, allora il primo quello classico del JRPG con la storia e così via. Il secondo che è quello eh, appunto delle, delle battaglie, quindi per chi è min maxer, quindi chi vuole avere l'equipaggiamento perfetto, avere il livello perfetto per battere i boss, battere anche boss difficili, c'è anche quello. Altrimenti, c'è il terzo fatto che è quello ehm, appunto della, dei minigiochi o de, di elementi extra. E, oltre che il fatto appunto che, eh, che dicevi Deborah c'è anche un'altra cosa che verrà dopo che farà riscoprire le mappe precedenti ovvero l'elemento metroidvania significa che più avanti, eh, c'è cioè già ora in realtà qualcosina eh, ogni personaggio che si trova tra cui eh, ci sono alcuni opzionali che adesso non, non dirò quanti e dove però ciascuno avrà un potere speciale che... Mh, potrà aprire alcuni passaggi anche, ma per, anche nella prima mappa per capire. Ad, un eh, mini esempio, eh, all'inizio del gioco, appena si prende mano al, cioè alla tastiera o al controller, in base a come giocate, vedrete una cassa chiusa, chiusa da una porta chiusa e quella si potrà aprire. Quindi ho, ho usato un approccio un po' alla Source Like, ovvero tutto quello che vedete, cioè a parte qualche caso molto raro, eh, si può aprire o ci si può andare. Questa cosa qua. Quindi è, è molto più esplorabile di quanto sembri all'inizio. <ride> questa è una cosa importante, perché di solito è ciò che non succede, no? Nel senso... Esatto, tutto molto statico e segui la storia. Ho cercato di, avere, appunto, di lasciare questa esperienza più coinvolgente sì. possibile. Ah, esatto, ahí. interattiva. Mm -hmm. Senti, alla luce della tua esperienza che tu hai fatto, no? cioè, cos'è che ti ha insegnato... E realizzare o comunque in questa fase di realizzazione del progetto, e cosa non rifaresti di quello che tu hai fatto fino adesso? Allora, ehm, inizialmente avevo fatto una stima più o meno di quanto tempo ci avrei messo a fare tutto, e appunto, ehm, in totale, penso di averci messo 5-6 mesi cioè full time. Cioè, Non so, 7-8 ore al giorno di, di lavoro, quindi c'è un lavoro assolutamente enorme perché, appunto, sono tantissimi elementi. Nel senso, ad esempio, voglio mettere una musica di una battaglia e um, quella musica eh, dovrà essere, eh, magari prima devo registrarla, ma prima di registrarla devo capire come devo farla. Magari faccio diverse bozze, trovo quella giusta, la inserisco, però dico: sì, potrei mettere anche qualche altro strumento. Poi metto assieme, ci sono ancora tante cose che non vanno, T tutta, questa, tutta questa serie di cose. Per qualunque elemento del, del gioco, ok? Quindi è tutta una serie di, di cose collegate, per cui avere una, un foglio o comunque un, una serie di file con una struttura da seguire è assolutamente fondamentale, perché specialmente essendo un gioco aperto col backtracking, quindi col fatto di poter tornare indietro, eh, c'è tutto un fatto di cose da ricordarsi, usare la mente, non c'è abbastanza RAM per ricordarsi tutto, quindi eh, questo è stato piuttosto complicato da gestire, okay? quindi tantissime informazioni, però eh, eh, alla fine è stato stimolante. Eh, mh, però sì, appunto, eh, rimbarcarmi da solo in un progetto così ambizioso, eh, vediamo un attimo, Cioè, magari vediamo un attimo com come va <ride> questo, e esatto, ne parliamo. Cioè, è, è stato eh, estremamente interessante, però alcuni momenti sono stati mh, cioè, sempre stimolanti, però molto pesanti da, eh, da portare avanti, perché appunto era... È complesso, beh, tu considera che e qui lo, lo utilizzo come diciamo come aus, auspicio insomma, il futuro mm. che noi conosciamo molto bene, un po lo, lo conosce pure Deborah però comunque io lo ritengo comunque un mio buon amico Umberto Parisi. Che lui ha iniziato facendo un'avventura grafica totalmente da solo, quell'avventura comunque in qualche maniera gli è andata abbastanza bene da. Costruire la seconda avventura con un piccolo team, e mm. poi con la terza avventura hanno aperto una piccola società. Cioè, quindi mm. sai, il problema è un po' come riesci a far penetrare il progetto, no? comunque in qualche maniera queste interviste qui che spero che tu ne farai tante esatto. magari in altri canali, eh, sono comunque anche probedeutiche. Aiutare comunque un progetto come questo, perché al di là di tutto, eh, cioè, secondo me, quello che va valorizzato ribadisco non parlo della qualità del gioco che lo sta giocando Deborah e sono sicuro che gli sta piacendo ma secondo me quello va valorizzato è valorizzato anche il lavoro no? il lavoro creativo di una persona, di un ragazzo italiano totalmente indipendente totalmente eh, low budget se non zero budget che mm -hmm. sta provando a fare un qualcosa per realizzare un po' un sogno no? Mm -hmm. e un po'... esatto ehm, e l'altro fatto diciamo è che ehm, ho deciso di fare un progetto così grosso cioè Principalmente per passione, però anche appunto come tributo um, a tutti quei GRPG che mi hanno praticamente formato, questa cosa qua. Cioè, quanto potete vedere, diciamo, le mie cover sul canale di YouTube al pianoforte forte che ho suonato io. C'era ancora qualcosa che volevo portare e l'ho, diciamo, concretizzato in questo gioco qua. Quindi potete vedere: sentire la mia musica, sentire magari influenze, che <ride> l'ato subconscio. E, Diciamo, sentendo tanto questa musica di questi JRPG che mi hanno così colpito me la ritrovo eh, improvvisando nelle mani per capire, quindi potete sentire alcuni brani che ricordano eh, alcuni Final Fantasy magari e così via, ad esempio appunto il, um, sì, il tema che citavi prima Deborah del, del mondo, ricordo appunto eh, il, um, uno dei temi del mondo di Chrono Trigger appunto quello, non mi ricordo se è 500 AD uno di questi comunque e um, e le altre cose mi sono dimenticato. Ma <ride> no, vabbè, comunque cioè, è normale, no? Cioè, senso, sì, perché è... sono tantissimi elementi che... Sì, no? Ma poi è... essendo un'opera molto autorale, cioè, nel senso alla fine sei sì. tu che lo fai, è normale che ci siano tutte esatto. le influenze che hanno fatto parte della tua vita, no? Cioè, Nel senso comunque ah, sì. l'importanza che tu hai dato a cose che ti hanno influenzato ed è giusto che sia così, cioè, perché esatto, sai, sì. sempre la differenza che la gente non capisce tra... Citazione, plagio o semplicemente ispirazione, che sono tre cose completamente mm. diverse. No? Esatto. Quindi, comunque, il fatto che tu ti sia ispirato non ci, non ci vedo niente di mm -hmm. strano. E... Okay. No, se posso dire ancora una cosa. Esattamente. Okay. E, in diversi progetti, non è una, troppo una critica, ma è un po' una constatazione. In diversi progetti indie molto semplici. Magari molti mettono delle citazioni, ma, ma solo per citare. Cioè, magari oh, che nessuno... So Mentre... Come sfondi una porta aperta su questo? Ok. okay. Io lo so, Se <ride> sì. sì, però se leggi questa frase dici, va bene, ma che senso ha? No, invece eh, ho cercato di inserire alcuni riferimenti, ma abbastanza sottili, in modo da eh, chi conosce appunto da che opera tratta ha un valore aggiunto, ok? Sì. Altrimenti sono delle frasi che sono contestualizzate nella storia, ok? Per cui non è niente di... Altisonante, oppure che, che dici se, se non conosci la citazione dici, Ma perché hai detto questa cosa? Invece, è una cosa che puoi sia capire se non conosci l'opera oppure apprezzare ancora di più se capisci da dove viene. E io le faccio un'ultima domanda, poi passo a Deborah se vuole dire aggiungere cose, commentare, fare, do fare domande o leggere la chat, quello che vuole. Insomma, e questo però può essere da diciamo come aiuto come input che tu puoi dare a tutte le persone che come te un giorno ci vogliono provare, no? Perché secondo me non è tanto costruire il gioco, che è sicuramente la cosa complicata, però quello che la gente si domanda è come si fa a mettere un gioco su Steam. Sì, eh, sì è stato complicato perché allora, 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 prima cosa bisogna andare su eh, Steamworks, è scritto Works come lavori in inglese, e lì bisogna... Per Prima cosa è entrare col proprio account Steam, ovviamente, e dire di ehm, voler creare un nuovo prodotto. Quindi c'è un tasto tipo è chiamato crea prodotto. E facendo questo, allora, prima cosa appaiono un sacco di eh, fogli da stampare, compilare, così via. Ehm, legali, questa cosa qua. Secondo fatto, eh, ora si parla di soldi. <ride> Bisogna pagare 100 dollari per, cre per creare lo Spazio dove caricare il proprio gioco quindi per ogni prodotto che si vuole caricare, prodotto significa gioco collegato a demo, collegato a DLC certo. Vabbè, e così via. Gioco. Esatto, esatto. E fatta questa cosa, dopo che viene accettato da parte di Steam, tra virgolette si parte. Per cui eh, si inizia a inserire tutte le descrizioni, che sono veramente tante, le immagini, le grafiche, video, veramente un sacco di cose. E, secondo fatto, invece, bisogna caricare la prima parte del gioco che verrà inizialmente revisionata da Steam per la revisione servono diversi giorni perché la devono magari testare vedere se ha senso il problema è appunto questo fatto di caricamento ehm, diciamo si può caricare in più modi ma ehm, diciamo per chi è interessato eh, dovete cercare Steam e GUI scritto G eh, U I okay? Steam GUI Pipe e questo qua è un programma semplificato no però comunque che aiuta a, a caricare i propri giochi su Steam. E trovate sempre su YouTube un tutorial, scrivendo sempre Steam GUI Pipe, e il primo video in genere, è il tutorial che spiega come, okay. come fare, esatto. Però è, è molto macchinoso. No, <ride> comunque amma. se avete altri, altre domande, scrivetemi sempre sull'email che trovate su Steam, così. E vi, vi, do qualche, vi do una mano, senza problemi. Ok. Così. Eh, um. Vuoi dire qualcosa? Io? Sì, ah scusa, <ride> no perché sono in centratissimi stasera. E eh, no, avevo no, sentito solo: vuoi dire qualcosa? E dico, ma, ma io scusa. non avevo sentito, deboli. e allora guarda, secondo me ci sarebbe una crema su Switch. Eh? Quindi, eh, se sì. poi riesci insomma a farlo andare anche lì, in qualche Aspetta, modo. Scusa, scusa. scusa. Sta una Traducia, traduciamolo sì. per i non, non laziali: una grema la... sarebbe. Sarebbe ah, proprio a puntino perché stavo dicendo: È la morte sua, che è morto romano signora. uguale. Quindi come uh, sì. posso renderlo così bene? Non in romano, uh, posso dire che mh, sarebbe adatto, sarebbe adeguato, sarebbe mm. esageratamente perfetto. Non lo so come vogliamo dire, però non rende bene a morte sua c'è sta una crema, secondo me, rende meglio <ride> onestamente. E, su Switch perché che ne so, io ad esempio uh, sul Nintendo DS, sul Nintendo 3DS, ho giocato a dei JRPG quando andavo al lavoro, sul treno, avanti e indietro, tutti i giorni, in ora andà, in ora torna, e mi hanno fatto tantissima compagnia, quindi onestamente io questo lo giocherei benissimo su, sulla Switch, uh, ad esempio andando al lavoro, tornando dal lavoro, insomma, quell'ora mm. di treno ci starebbe benissimo, quindi se riesci a farlo uscire anche lì, secondo me... Ci sta, ci sta bene, insomma, diciamo, è un consiglio, Altrimenti... consiglio perché Altrimenti... lo vedo perfetto. Altrimenti, vi comprate una bella Steam Deck e la fate finta mm. che state a giocare su Nintendo. 10. io sì, no, però Steam Deck non ce l'ho e quindi, punto alla okay. Switch ce l'ho. Anche tipo, 10 volte più pesante, un coso enorme, esatto, vabbè, sì, che no, glielo, comunque... glielo. Eh, meglio su Switch che già ce l'ho posto Eh Beh. sì. No, tanto stanno uscendo tantissimi device, tantissimi dispositivi adesso mobile, anche, anche Sony, anche Asus per cui speriamo <ride> bene. Va bene, dai eh, Paolo, vuoi concludere dicendo qualcosa che magari non volevi aggiungere oppure facendo una chiosa, insomma, su questo su questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto su Case Destiny, mi raccomando dopo vi rimetto il QR code così ve lo andate a cercare Ok, ehm Vediamo. Sì, non, non saprei. In realtà è appunto c'è cioè, tanto tanto da scoprire. Cioè, l'inizio può sembrare molto simile, molto cliché per chi ha giocato tanti JRPG, ma è tutto, è tutto un crescendo. Per cui a chi diciamo sa attendere, sa investire, poi verrà assolutamente eh, ricompensato. È un po' anche la, la, il messaggio di fondo <ride> che si può leggere tra le righe del gioco. Bene. Bene, bene, ok. Deborah, salutiamo i nostri sì, amici. Sì, aspetta, volevo, volevo dire insomma che alla fine se uno è appassionato di JRPG sa che il gioco tendenzialmente è lungo e che appunto piano piano si sviluppa, quindi l'inizio è una sorta di introduzione, con, inizi a conoscere i personaggi, inizi a conoscere le problematiche dei personaggi, poi piano piano si aggiungono nel gruppo il mago, il ladro, il chierico, il bardo, che non so, pure il bardo ci metto, <ride> e <ride> so io il bardo che canto sempre, e, <ride> e quindi... Cioè, chi gioca ai GRPG sa bene che la storia parte piano, però poi dà tante soddisfazioni, insomma fa parte proprio del tipo di gioco, quindi secondo me non, sotto questo punto di vista non ti preoccupare, cioè, se uno conosce il genere ed appassionato sa bene che all'inizio è una sorta di introduzione poi piano piano la storia si evolve, viene spiegato i misteri, quello che sta mm -hmm. succedendo, insomma... Quindi... Secondo me va benissimo così, onestamente. Lo sto giocando volentieri, anzi, ti ringrazio, insomma, di, di avermelo ah, cioè. fatto giocare, perché sono Guarda, contenta. Insomma. Ti permetto, Paolo, che Deborah è una persona molto critica. Cioè, ha, okay. una, ha una soglia, diciamo, di accettazione molto esatto. più alta rispetto a tante persone, che sono un po' più generose, diciamo, no, con questo non significa che, che, è, che è sempre critica. <ride> Però diciamo che ha il suo livello di, cri di, di criticismo. C'è cioè. poca pazienza, te Basta Quindi è un complimento positivo quello che, che ricevo. Ottimo, grazie. Massacrare gente più. <ride> Va bene, detto questo, io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato qui, che sono stati con noi in chat, soprattutto Vincent Valentine, vedo. Eh, Peppe Pugliese, Francesco Di Muro poi chi altro ci eh? sta Luca ci sta eh, Paride Nordic Boys Magnetartech un giorno lo imparerò e, e niente, quindi tutti quelli che sono stati con noi, in verità, poi prima sul canale mio ce ne otto collegati, ma sono stati timidini questa sera, però eh, c'erano anche altre persone, quindi salutiamo scrittura. anche chi non ha partecipato sì, nella scrittura. Sì. L'importante è ascoltare, hai detto che devi per forza dire sempre qualcosa, insomma, sì. di... ok, io vi, vi ricordo insomma che potete cercare ovviamente… Case Destiny su Steam, lo trovate ovviamente come accesso anticipato, andate lì e ovviamente... Acquistatelo, date un supporto e soprattutto aiutate Paolo qualora dovesse incontrare insomma dei, delle piccole problematiche. C'è cioè anche il QR Code, così proprio per aiutarvi a non essere troppo pigri. Io ringrazio e saluto ovviamente anche Deborah, che insomma trovate anche lei il suo bel QR Code. Insomma, da andare sul suo canale. Iscrivetevi attivate la campanella. Dai, che arriviamo a 900, ci siamo quasi. Eh, boh, noi abbiamo dei suppli in Canada, boh, mesi. Eh, ormai è un suppli grosso. Così almeno, gigantesco. <ride> e, e Comunque, quindi... voglio dire una cosa: eh. Eh, viva gli sviluppatori italiani! Sempre. Viva il videogioco italiano, eh. e niente, io spero ce ne saranno sempre di più e li porterò sempre sul mio canale perché dobbiamo aiutare il videogioco italiano. Io sono contenta che negli ultimi anni, anzi, sta prendendo piede anche all'estero, sta vincendo premi, insomma. Quindi sono molto contenta di questa cosa. E quindi in bocca al lupo, Paolo, per tutto. Ok, grazie. <ride> Vabbè, comunque prima di salutare Paolo vi ricordo che dietrologia videoludica fa parte del progetto Runtime Radio, che è ovviamente la nostra Radio Geek, che oramai da anni mi fa compagnia, che ha superato il suo momento di crisi, che ringrazia tutte le persone che hanno supportato nel periodo di maggiore difficoltà, che adesso va un po' in pausa, quindi ci saranno trasmissioni su runtimeradio.it molto a casaccio. Poi a settembre riparte la nuova stagione con eh, tante nuove iniziative e, secondo me, anche qualche nuovo speaker e qualche nuova. Trasmissione, quindi insomma, eh, continuate a seguirci e soprattutto a sostenerci. Detto questo, prima di ringraziare ovviamente Paolo, ringrazio debora che, che mi ha fatto compagnia in questa, in questa live. Ma grazie a voi, ripeto, di avermi pensata insomma, anche per il gioco. Lo, lo continuerò volentieri, lo, lo voglio finire. Okay, allora noi continueremo <ride> a seguire le, le evoluzioni e, e ringraziamo Paolo giustamente perché. E insomma ci ha dato anche la chiave la possibilità comunque di, di giocare il gioco e di poterne anche parlare e qualsiasi cosa, qualsiasi evoluzione Paolo, tu sai che insomma noi siamo qua a disposizione e magari qualsiasi aggiornamento, cose importanti che devi comunicare, noi siamo sempre aperti certo, grazie no, grazie a voi per la disponibilità appunto per partecipare sui vostri canali bene e... <ride> Bene, bene, dai ragazzi. Io direi che per questa sera è tutto, ma soprattutto per questa stagione è tutto, ragazzi. Chiudiamo in bellezza e ci vediamo boh, a settembre. Ok, ciao a tutti. Buona serata. Ciao.